Sì, allora se ci sono qua gli speaker della prossima sessione potete nel frattempo già avvicinarvi alla regia e caricare la presentazione. Buongiorno a tutti anche da parte mia, un esempio diciamo di applicazione specifica di cosa si può fare con OpenStreetMap e di come si può fare concretamente con la partecipazione di varie persone. Una slide su cos'è l'accessibilità, cosa può essere, nel senso spesso parliamo di disabilità motoria in particolare, e quindi carrozzine in ambito urbano, quello che si dovrebbe cercare di avere come obiettivo è quello di pensare a un'accessibilità molto più ampia, che ovviamente se pensiamo a Roma con un passeggino è lo stesso limitato anche agli spostamenti, o come rendere le città accessibili a usi molto più ampi come possono essere pensati per ragazzi, bambini, adolescenti, ma non solo. Quindi diciamo, teniamo un occhio ampio, anche se in questo caso parliamo essenzialmente di accessibilità per persone disabili e naturalmente con carrozzina. Cosa sono i PEVA? Sono i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche che sono previste nella normativa nazionale sin dall'86, con vari step, dovrebbero essere un obbligo per tutti gli enti pubblici dal DAGO. In realtà anche dalle applicazioni penso che siano un po' random a livello aperto, per esempio c'è una legge delle disposizioni generali abbastanza recente, ma già una decina di anni fa, che coordina e cerca di stimolare la creazione dei PEVA. Cos'è l'accessibilità in ordine? In modo semplificato, anche per chi non conosce, cioè stiamo parlando di elementi geometrici di una linea che in OpenStreetMap è caratterizzata da un tag, da un metadato che è highway qualcosa, residenziale, marciapiede, pista ciclabile. Per esempio, se ci aggiungi il metadato wheelchair yes, significa che per qualche motivo quella strada, quell'elemento, quell'edificio anche, è accessibile per le persone con carrozzina. Quindi questa è la base. C'è molto di più, si può caratterizzare con dei tag diversi elementi, strade, marciapiedi, piste ciclabili, e si possono aggiungere informazioni sulla larghezza, la pendenza, il tipo di superficie, le traversioni qui pedonali per tipologia, edifici esercizi commerciali con ingresso adeguato, con bagni accessibili per disabili, parcheggi, eccetera. E anche l'obiettivo è dare informazioni relative anche ad altri tipi di disabilità. Ho risottolineato qui in grassetto motoria, perché anche in questo caso in realtà partiamo da quella. Come si usano queste informazioni che sono nel database, come diceva Maurizio Napolitano prima, di OpenStreetMap? Ci sono delle app, già citata Rachele prima, come Wheelmap, che danno una mappa di una certa zona con molto visibile, in modo chiaro, quali sono gli esercizi commerciali o gli edifici, gli enti pubblici ai quali si può accedere attraverso una carrozzina. In modo più diciamo, articolato, cominciano ad esserci dei servizi che hanno, se guardate Google Maps, spesso l'obiettivo è una persona in macchina, su altri servizi come Osmand hai la bicicletta, il profilo della bicicletta e la persona a piedi. In questo caso c'è anche l'iconcina della persona in carrozzina, quindi è un routine specifico per persone in carrozzina. Questo è uno zoom nell'area di Urbano dove abito io, dove è una persona da qui, dal verde al rosso, ha gli attraversamenti pedonali, percorsi pedonali su marciapiede, quindi con altre informazioni anche, come dicevo prima, che caratterizzano la superficie, che può essere più o meno disagiata del marciapiede, e il tipo, marciapiede, attraversamento pedonale e altre informazioni, se vengono inserite. Una slide su alcune statistiche, abbiamo iniziato ad analizzare anche i dati in Italia, due parole brevissime, cioè è molto disomogeneo l'approccio alla mappatura di questi elementi in OpenStreetMap, molto caratterizzato e focalizzato sui centri abitati, come forse anche giusto che sia, un po' di prevalenza delle regioni a nord d'Italia, ma è molto guidato da iniziative molto piccole anche di singoli utenti che possono far salire le statistiche, perché siamo ancora a un livello molto, molto basso di conoscenza, applicazione e mappatura di queste informazioni che sono molto di dettaglio. Il grafico a sinistra in basso è un altro modo di vedere non solo i nodi o i punti che vengono mappati, ma anche la lunghezza, e questo solo per far vedere che volete farci un segnale come track sotto cioè si mappano molto velocemente, cioè si aggiunge il tag Witcher
facilmente su magari un sentiero di montagna, uno passeggia e dice vabbè, questo sicuramente è no, quindi qua non ci può arrivare qualcuno, e quindi le statistiche della lunghezza dei sentieri di montagna che hanno Witcher no schizza su, perché è molto facile. Se si vogliono aggiungere questa informazione in un certo urbano, magari bisogna mandare il singolo marciapiede, c'è tutto sui tank, quindi è anche più articolato. Alcuni esempi, perché l'obiettivo e le persone che hanno partecipato all'inizio e come sono i primi autori in questa presentazione derivano da alcuni esempi di applicazione in alcune città di Milano. Vado molto veloce su queste slide, riassumo i concetti principali. Ci sono realtà in cui cittadini e amministrazioni hanno collaborato insieme in modo molto integrato per aumentare l'informazione e l'accessibilità. Milano è una di queste, con degli esempi focalizzati in zone ristrette, che attraverso anche la forte collaborazione con l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di Milano stanno estendendo il metodo di classificazione a zone più ampie, con un'interazione molto stretta tra OpenStreetMap e anche il riportare queste informazioni, cioè editare, aggiungere informazioni per i propri scopi e riportarle alla comunità. Sottolineo diciamo che la convenienza, anche da questo punto di vista, di OpenStreetMap è sulla possibilità di disseminazione di dati raccolti, strumenti che cominciano ad essere semplici, e è una collaborazione con la comunità che viene attivata attraverso, per esempio, delle pagine di documentazione per interagire con la community e quindi stimolare un ritorno reciproco. Genova è un esempio molto diverso, con due utenti molto diciamo abili, per cui uno dei presentatori di prima, che aggiungono informazioni specifiche e arricchiscono la città di Genova con una mole di informazioni, immagini di mappillari, strade, marciapiedi elevata a decine di chilometri mappati in dettaglio. Torino è un'altra esperienza più simile a Milano, diciamo, con un'integrazione e una collaborazione con enti e società partecipate del comune della regione, che contribuiscono e organizzano anche mapping party, con un input molto rilevante sull'effetto e anche un aiuto, diciamo, alla comunità a mappare in modo omogeneo, perché sono delle schede che aiutavano le persone che hanno partecipato a questi eventi a mappare in modo comune. Questo è un esempio personale. Un altro esempio tipo Genova, singoli utenti che in un'area comunque ristretta, nel mio caso, ho cercato di testare tutti i possibili tag, magari anche con numeri molto piccoli, per vedere qual è l'applicazione in un contesto urbano. Alcuni elementi di base come linee guida. Come metodo di lavoro abbiamo visto che un po' tutti hanno come base mappillari, dopo vediamo alcuni minuti di presentazione di uno degli sviluppatori di mappillari, perché dà un'informazione di base che può essere utilizzata al momento per il singolo utente che corregge o si ricorda dove è passato, ma anche persone che non sono nel luogo che possono aggiungere informazioni contestuali nell'area. Una mappatura focalizzata, cioè si va per strada a segnarsi delle informazioni. Adesso Alessandro mi ha passato questo, per esempio sull'accessibilità: se la marciapiede è più largo di 90 cm da legge nazionale, cioè, se questo non ci passa vuol dire che l'altro non dice no. Anche con strumenti molto fatti manualmente, costano 50 centesimi, 60, e l'istituzione fa dell'informazione su PC, perché poi c'è un lavoro di editing delle informazioni raccolte tramite varie app su PC. È importante avere pagine informative di coordinamento tra chi edita e la conoscenza di come si fa a farlo nell'ambito OpenStreetMap. Delle schede di mappatura sono molto utili, soprattutto per chi non conosce bene come si fa o lo sta imparando in quel momento, e anche cose molto pratiche come hashtag durante l'evento, in modo da rintracciare cosa è stato fatto, come è stato fatto successivamente. Alcune criticità sono, come ho già accennato, che gli elementi importanti per l'accessibilità e i tag specifici sono ancora molto poco presenti in OpenStreetMap, sono specialistici, quindi ce ne sono ancora pochi, focalizzati in centri urbani. Però nel positivo anche sforzi abbastanza limitati possono aumentare di molto, migliorare di molto la mappa. La mappa è una struttura molto dettagliata e richiede un'esperienza, presenza fisica sul luogo, però c'è una pila che può aiutare a fare anche delle cose da remoto, e l'uso di app e di smartphone aiuta sempre di più a facilitare questa operazione. E il coordinamento e quindi l'uniformità dell'approccio deve essere stimolato e discusso con la comunità, in modo che non si mappino cose diverse, altrimenti poi l'aggregazione, che è un dei punti cardine di questo, risulta molto da
parte finale, Teba, abbiamo detto prima. Per esempio in Veneto ci sono delle linee guida, delle schede pratiche per segnare dal punto normativo come dovrebbe essere un elemento urbano o un percorso per essere accessibile. Ci sono delle domande specifiche e ho provato a fare una mappatura per dire se la domanda dal punto di vista legislativo e quindi la scheda tecnica che si dovrebbe compilare è il percorso pedonale largo di meno di 90 cm sul marciapiede, per esempio in OpenStreetMap si aggiunge l'elemento with larghezza a marciapiede in questo caso e ci mette il numerino. In automatico, tra virgolette, viene filtrato in funzione delle esigenze anche della mappa, quale sopra e quale sotto. Questo è tutto in aggiunta al tag Witcher, che è quello più esplicito, no? Che dice sì, no. La superficie può essere di vario tipo, si aggiunge surface, e serve una rampa, si aggiunge l'elemento curb, con un'altezza magari, parcheggi, la luce netta della porta di accesso all'edificio, sono tutte cose che si aggiungono manualmente, e si va a mappare, o si raccolgono dati specifici, quindi si arricchisce il database di componenti specifiche. La mappatura partecipata l'abbiamo già visto molto, quindi lo sa molto velocemente. Cosa si mappa? Un esempio visuale, cioè si mappano quelle cose lì, quelle cose che tu vedi tutti i giorni e magari non ci fai caso. Adesso che ho 2 mesi che mappo in giro, quando ho il tag qua in testa per la Witcher, yes, no, cap, altezza, perché la fine è un po' malato, ma sono cose che non ci rendiamo conto e ci aiutano a capire come persone che non hanno magari la nostra fortuna in realtà vivono fisicamente queste limitazioni. Ultima, domani mattina ci troviamo verso le 9:30 a lavorare insieme con chi ha esperienza e con chi non ne ha, cercando di aiutare chi non ne ha ad acquisirne un po', per mappare le strade in centro a Padova, alcune aree, in collaborazione anche con il Comune di Padova, che è stato patrocinato proprio anche per questa attività. E a quella pagina, se avete qualche cosa potete vedere, ci sono informazioni aggiuntive anche per la mappatura di cui parlava Alessandro prima in Somalia, il task manager relativo alla Somalia. Qui c'è anche qualche volantino se vi interessa, lo dovete prendere e ci vediamo domani mattina in via Onis. Finito con questo momento.